questo effetto ovviamente produce un suono che non è esattamente il suono al quale siamo abituati a sentire da un flauto, ma è molto utilizzato per certi effetti, soprattutto in quella che era la musica del Novecento e ancora quella che oggi si scrive. Non so se avete delle domande, forse mi avete... Volevo solo fare una conclusione sul tipo della priorità. Sì. Vedete quanto è ricco questo repertorio, quanto è possibile rendere specializzati gli studenti sulle micro abilità della zona della bocca. E quindi anche per quanto riguarda il linguaggio, è veramente molto meno noioso che mettersi a fare gli esercizi di logopedia. Può essere molto divertente e appunto si può arrivare a migliorare l'addizione dei bambini e anche la chiarezza di esposizione, perché ci sono per esempio bambini che parlano in modo molto veloce, ma lui proprio che si mangiano le parole, ad esempio. Ecco, imparare solo lo strumento fiato offre anche una possibilità in più con tutte quelle che abbiamo visto. Volevo solo aggiungere una cosa, che è fondamentale che la lingua, quando suoniamo e quando articoliamo, sia il più possibile morbida e mai suonare con la lingua rigida. La lingua rigida praticamente provoca rigidità a tutto il corpo, perché ci si rigidisce nel collo. Quando si parla, infatti l'articolazione non è solo qui, l'articolazione si fa con tutto il corpo, poi noi abbiamo anche la respirazione. Ovviamente quando si fa un doppio staccato la respirazione va regolata di conseguenza, ma quindi è un sistema abbastanza complesso. Ultima cosa, perché poi me ne vengono tante, non voglio rovinare la serata a tutti, è che in sé per sé l'articolazione di una consonante con la T o la D in realtà non producono nessun suono. Nel senso, se noi facciamo, questo non è un suono, no? Cioè, o perlomeno è quel minimo di suono che viene prodotto dalla cavità orale. In realtà il suono viene prodotto dall'aria che successivamente esce, come quando noi pronunciamo appunto una sillaba, quindi ta, ta. Noi